Questo programma è offerto da Banca del Fucino. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team presentano la Serie A Team. Gol di notte, un programma di e con Michele Plastino. Sei andato a scuola, sai contare? Come contare? Come contare? Uno, due, tre, quattro, sai contare? Sì, so contare. E sai camminare? So camminare. E contare e camminare insieme lo sai fare? Sì, penso di sì. Allora forza, con te cammina. Vai. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, otto, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 e 100. Lo sai chi ci abita qua? Ah, un sudano ci abita qua. 100 passi ci siamo da questa notte, 100 passi. Eccoci qui, allora, carissimi amici, buon anno innanzitutto. E sono 100 passi un po' particolari questa sera, dove oltretutto inizio anche, lo capirete da un filmato con cui termino quello che sto per dirvi. Oggi è un giorno importante, soprattutto per i tifosi della Lazio, perché è l'anniversario. Gli auguri anche al presidente Gragnotti, perché è anche il suo compleanno, ma lo capirete bene che c'è una specie di dedica alla fine. Però in realtà oggi l'argomento, prima di presentare i nostri cari ospiti, splendido studio anche questa sera, è dedicato un po' al momento, perché sono sicuro che in questo sarà condiviso anche dai miei che sono in studio questa sera. Cioè, noi dobbiamo fare un po' di sforzi, perché in questo periodo ci prende un po' di malinconia parlare di un calcio che non riusciamo a capire neanche più quale sia. C'è una grandissima confusione di regole, di leggi, di situazioni, di squadre che giocano con la primavera, di squadre che non giocano con la primavera. Cioè, diventa difficile non solo per chi gioca, ma credo anche per noi che ne dobbiamo parlare. Però insieme, magari a voi, cerchiamo di superare anche un po' di malinconia in questo momento. Per cui spero, oltretutto poi li ricorderò fra poco, anche il numero dei messaggi, anzi quello lo faccio subito, per i WhatsApp 3939 300 400. Fatemi sentire che siete in tanti a tenerci compagnia. E quindi questo, direi, malinconia è tradotta poi su un fatto in maniera clamorosa. Al di là di quelle che sono le regole anche giuste, la convivenza civile che ci impone le mascherine, la distanza, il vaccino soprattutto, ma questo fatto dello stadio, che mi sembra abbastanza un'utopia, che poi lì allo stadio siano distaccati, adesso sono 5.000, si era parlato di porte chiuse, io credo che ci priviamo di una cosa importante, ma è giusto privarsene, questo è il problema. È uno slogan antico mio, che era quello: il bello del calcio è quello di abbracciarsi dopo un gol o dopo un evento anche con le persone che non si conoscono. E quindi questo adesso viene meno completamente, ripeto, purtroppo anche giustamente. E allora questo finale, che è dedicato ovviamente un po' di più alla Lazio perché è l'anniversario, ma che coinvolge tutti, romanisti, laziali, tifosi delle altre squadre, a mio avviso, ecco, questo mio appunto dei 100 passi, ricordandoci gli abbracci, non poteva che finire così. Thank you.
Quanti abbracci in questo filmato, che era il film a cui io forse ho tenuto di più e che mi commuove ancora, che era In Dreams. Braccio finale appunto tra il presidente Gragnotti e Mancini, ma con tutta la gente che si abbracciava. Nel frattempo, per noi che viviamo la situazione in diretta, non c'è una buona notizia per la Lazio, perché ha segnato invece l'Inter. E comunque sia, io abbraccio invece, ora un po' a distanza, ma i miei amici che sono in studio. E parto subito, un caro saluto e un abbraccio a Gianfranco Teotino, bentornato, grazie. Ciao, Gianfranco. Grazie, buonasera a tutti, ciao. Allora, ti contrappongo dall'altra parte a un altro nuovo amico di Gol di Notte, ma sinceramente amico, che è Fabio Petruzzi. Ciao Fabio. Michele, buonasera a tutti. E poi, eccolo, un altro che ritrovo dopo un paio di mesi, ecco, non di più, che è il nostro grande Andrea Costinelli. Ciao Michele, buonasera a tutti. Poi Andrea Costinelli e Teotino vicino con me qui, siamo molto Teleuniverso, no, questa sera, molto, perché molto, abbiamo fatto tanti anni insieme proprio alla trasmissione del lunedì. E concludo con il meglio, a mio avviso, se mi permettete tutti. Eccola qui, Laura Gobbetti. Ciao Laura. Non potevi non dirlo, diciamo la verità, però me lo prendo lo stesso, grazie. No, lo dico, significa la 7. Ti ho sentito in questi giorni, semifinale. Nonostante la mia congiuntivite, però è stata una bella esperienza. Grande telecronista, brava Laura. Ti ringrazio, brava, abbiamo avuto anche un buon ascolto, questo mi fa tanto piacere, perché significa che è un movimento che sta crescendo, piano piano sta arrivando. Allora, prima di aprire il dibattito, il titolo, no? Come faccio sempre, cioè un titolo vostro su questo momento. Andrea poi è adibito a vedere molto la partita, poi adesso fra poco andremo ai primi commenti, che è quella della Lazio. Titolo di Gianfranco. Ma rimaniamo sulla partita che è finita, e quindi il titolo è La Roma si butta via. La Roma si butta via. Fabio. Sì, la Roma, sarà strano, ma oggi ho visto la Roma più bella della stagione. Ha buttato via una partita stradominata in 10 minuti, 15 minuti di blackout. Non è un titolo questo, però questo è proprio un articolo, questo è un articolo. Vabbè. Andrea, il titolo? Tanti auguri, tanti auguri, tanti auguri Lazio. Bene. Laura? Il mio è 70 minuti, poi torna tutto come prima. 70 minuti, torna tutto come prima. Benissimo. Allora, adesso sentiamo subito, andiamo alla Roma, perché la Lazio sta ancora giocando, il commento che ci ha inviato proprio poco fa il nostro sempre amico della nostra squadra, Roberto Scarnecchia. Buonasera a tutti, ciao Michele, sarò molto veloce perché sono adrenalina ancora a mille, molto triste per il risultato. Secondo me è stata una bellissima partita, poi Roma-Juventus sono delle sfide storiche, ne ho giocate tante, vinte, perse, tante volte un po' magari condizionate, per cui ho vissuto molto, con molta intensità questa gara. Devo dire che non mi è dispiaciuta la Roma, fino a un certo punto è andata in vantaggio, poteva pareggiare, ha fatto un gran gol Pellegrini su punizione, ha sbagliato un rigore che secondo me non deve sbagliare un giocatore così importante, per il 4 pari, 0 punti, 1 punto secondo me vale poco, era importante vincerla, e forse sul 3-1 ci sono state delle situazioni dove i ragazzi di Mourinho hanno mollato un pochettino a livello di concentrazione. È un momento così particolare, è un momento difficile, e devo dire, però magari vado controcorrente contro tutti, che sia col Milan che con la Juventus io ho visto una Roma pimpante, aggressiva, molto dinamica, e che non si può sbagliare nulla, e che come si sbaglia la Roma viene punita, per cui è qualcosa dove bisogna mettere più attenzione. Naturalmente non riesco a essere disfattista o devastante nei confronti di questa squadra, sarà un po' perché sono romanista, un po' perché non mi dispiace comunque il lavoro di Mourinho. E un bacio a tutti, un abbraccio, buona continuazione, ciao Stefi, se sei in studio.
No, ecco, il messaggio era arrivato, non c'è il suo fidanzato ufficiale che è Pantano con Roberto, no, non c'è. Allora, nel frattempo ha pareggiato la Lazio, quindi 1-1 col gol di Immobile. E subito invece, ecco, chiedo a Fabio un commento su quello che aveva chiesto, che aveva detto Roberto, cioè su questa partita della Roma. Parto da te. No, saluto a Roberto intanto. Ma sinceramente no, la Roma di Milano a me non era piaciuta. Non era piaciuta nell'approccio, sin dall'inizio. Il Milan aveva delle assenze importanti, gli mancavano i due difensori centrali, i due centrocampisti centrali titolari, quindi la Roma a Milano non mi era piaciuta per niente e secondo me ha perso meritatamente. Questa sera io ho visto un'ottima Roma, sotto il punto di vista dell'aggressività. Ti dico la verità, Michele, è brutto vedere Roma-Juventus dopo che io sono cresciuto con i Roma-Juventus e lottano per lo scudetto, vedere Roma-Juventus lottare per un quinto, sesto posto. Però io questa sera ho visto la Roma più bella della stagione. A me è piaciuta tanto, manovra veloce, perché questa sera la Roma doveva fare la gara e ha fatto la gara. A differenza di Bergamo, per esempio, dove non hai fatto la gara, l'hai vinta meritatamente, ma lì era un altro tipo di partita, lì l'hai aspettati e gli hai fatto male. Questa sera, ottima gara, hai pagato secondo me quel blackout di 15-20 minuti dove da quando è entrato Morata la Roma ha perso secondo me i punti di riferimento, è andata in confusione. I Bagnets sinceramente sono... Aspetta, tienti qualcosa per dopo. Ok. Tienti qualcosa per dopo, perché allora volevo intanto sentire Gianfranco, Laura, perché poi dobbiamo andare ai primi commenti della Lazio con Andrea. Gianfranco, un commento tuo? Ma tra i due commenti che abbiamo sentito sono dalla parte di Fabio Petruzzi, nel senso che anch'io ho visto due Rome completamente diverse a San Siro e questa sera. Arrendevole, mal diretta la Roma di San Siro, bella a vedersi, finalmente disposta a giocare, a cercare di fare la partita, quella di stasera. Certo, buttarsi via così, pigliare tre gol in 7 minuti è veramente troppo, insomma vuol dire che è una squadra che manca ancora di sicurezze. È chiaro che cambiando così tante volte il modo di giocare queste sicurezze sono più difficili da acquisire, però con un uomo di così grande esperienza come è Mourinho in panchina, io mi aspettavo che dopo il primo gol della Juventus arrivasse alla squadra una scossa, invece è stata lasciata un po' andare alla deriva. Allora, Laura, il tuo? Allora, non voglio entrare sulla questione tecnico-tattica, perché l'hanno già detta loro, però mentre venivo qua ho ascoltato le parole di Mourinho e mi hanno colpito moltissimo e le voglio un po' buttare in mezzo, perché comunque danno un po' l'idea di quello che è accaduto questa sera. Dopo lo cercheremo di sentire. Ha detto una cosa, secondo me, insomma, una delle tante che ha detto è: vedere la squadra che dopo 75 minuti crolla psicologicamente in questo modo e che dimostra una fragilità in questo modo, perché ha di fronte una squadra che nel nome, nella storia è una squadra forte, ma che in campo invece stava battendo in maniera meritata e positiva, ha detto mi fa male all'alma, ho detto no? Mi fa male all'anima. E ha detto anche: non sono io che devo arrivare ad essere un allenatore da settimo posto, perché questo eravamo l'anno scorso e questo forse siamo anche quest'anno. L'ho già detto anche a loro, sono loro che devono salire di categoria. Quindi non so, insomma, mi sembrano parole pesanti, no? Perché comunque ha detto arriverà qualcuno adesso a gennaio, qualcuno arriverà piano, ha detto voglio stare qui 3 anni, non un giorno di meno, però questo è quello su cui sta lavorando e questo è quello che lui dichiara di avere di fronte, cioè una squadra che ancora non si sente in grado di fare un salto di qualità. Allora, posso solo dire una cosa? In 21 anni di carriera Mourinho non aveva mai preso 4 gol in casa in tutta la sua carriera di allenatore. Io non credo che questa Roma sia la peggior squadra allenata da Mourinho. Beh, questa è una considerazione importante. A chiudere questo cerchio, anche se poi è deputato per raccontarci di Lazio, volevo un parere sulla Roma, seppure veloce, da parte di Andrea, che è un allenatore, non ce lo dimentichiamo mai. Devo dire che quando una squadra prende 3 gol in 7 minuti c'è poco da commentare, no? Perché la partita purtroppo oggi, per esempio, per la Roma va avanti per 95 minuti. Quando tu vinci 3-1 e prendi 3 gol, è peggio che non prenderli prima sullo 0-0, quando la squadra avversaria
ti è superiore, ma 3-1 che ti dovrebbe dare un'autostima incredibile, ti dovrebbe dare, levare quelle incertezze, quelle che hai magari inizialmente, quei timori che puoi avere per il periodo che stai vivendo. Vai 3-1 in casa tua contro la Juve, mi sembra incredibile prendere 3 gol. Quindi le parole di Mourinho ci hanno un senso e ci credo, anche se poi il portare troppo l'acqua al proprio mulino non mi piace mai, ma che sia una squadra che, cioè, non può avere più certezze. Cioè, questa è una squadra che tu anche sul 3-0 dici aspetta un attimo, e non è possibile. E non è neanche però, buono. Però oggi abbiamo avuto la conferma che a questa squadra manca un leader in mezzo al campo, uno di quelli che nei momenti difficili decide e fa capire ai compagni quando c'è da un attimino da stare tranquilli, un attimino di ristarci con la testa, perché la Roma dopo il 3-2 è uscita fuori dalla partita, e in quel momento i giocatori più rappresentativi, più importanti, che hanno più esperienza devono un attimino tirar fuori per qualcosa in più, che a questa squadra evidentemente manca. Su questo ci torniamo sicuramente dopo. Adesso un attimo prima della pubblicità, perché poi attenderemo la fine del primo tempo. Andrea, voto alla Lazio, dammi solo il voto finora, sì, in questo, per 40 minuti. 6,5 per la reazione da squadra che ha avuto, perché l'Inter sta facendo una buona partita, ma ripeto, qualche errore della Lazio come al solito in fase difensiva, per me nel gol annullato c'è fuori gioco, ma c'è un movimento sbagliato assolutamente dei due, soprattutto Usai è un centrale, però dopo reagisce bene, perché lo sai, la Lazio è così, difesa alta, non gli importa nulla, si gioca la partita che sia sullo 0-0, che sia sullo 1-1, ed è una partita molto aperta, quindi per adesso più che sufficiente. Bene, allora noi adesso attendiamo la fine del primo tempo per commentarla ancora di più con Andrea, anche perché poi ormai è una vecchia abitudine, chi anche vede la partita, per carità, si riversa magari con da noi anche per avere il commento del nostro studio. Fra poco andremo allo sempre straordinario lavoro degli amici della redazione di Teleuniverso per il telegiornale. Per adesso, tra l'altro, il mio saluto va ai main sponsor di Gol di Notte, oltre che salutare tutti gli inserzionisti pubblicitari di Teleuniverso, di NSL. Un abbraccio ovviamente particolare ai main sponsor, a quello di sempre che è Celon Autostemac, che è il capitano perché c'è da più di anni, e a quelli importantissimi di quest'anno che sono appunto la Banca del Fucino. Approfitto per salutare il dottor Maiolini, l'amico Pulcinelli, il patron della Bricofer. Quindi credo che sia sempre bello avere un sostegno di questo tipo. Noi ci fermiamo qualche attimo, a prestissimo. Gol di Notte. Allora, intanto grazie per i primi messaggi che arrivano, anche se c'è una partita, benissimo, il vostro affetto è testimoniato da sempre. Ridico il numero 3939 300 400. Allora, sta finendo in questo momento il primo tempo della partita, per cui il risultato è sempre di 1-1. Ecco, è finito in questo momento. Chiedo quindi il parere ora di tutto il tempo ad Andrea Costinelli, che l'ha seguita per noi. Ci sei, ma, Andrea? Sì, ci sono. Ah, ecco, Michele, ti chiedo, guarda, scusa, ho detto ci sei, con la tua voce mi arriva squillante, mi scuso con io personalmente, perché all'inizio abbiamo avuto qualche problema di audio, problema mio, perché io ho trattenuto tutto il tempo a colloquiare i miei ospiti, dimenticando un mio dovere di sempre, di farli sedere il più presto possibile per le prove, per cui mi dispiace se all'inizio non avete sentito tutto molto bene, responsabilità totalmente mia, che mi piace intrattenervi con loro prima della trasmissione. Andrea, vai. Allora, la Lazio come al solito parte sempre alta, con spavalderia, non guarda con chi gioca e dove gioca. Devo dire che comunque poi l'Inter appena ha preso in mano un po' il gioco, perché la partita l'ha fatta un po' più l'Inter, devo dire che poi dopo ha la qualità per poterti far male. La prima azione importante, il taglio di Lautaro, da centrocampo, però voglio dire, una difesa così alta, meno male che è stato fuori gioco per 5 centimetri, però quello è un passaggio 2-1 che non deve assolutamente. Però perdonami, succedere. Andrea, parto io a farti qualche domanda, sì. Apro il dibattito, sì, anche con loro, poi alla fine, a fine partita avremo anche il collegamento con Vincenzo, no? Sì. Sì,
Ma da chi dipendono i movimenti della linea di difesa? Perché parliamoci chiaro, non Michele, io ho detto questo ultimamente, ho detto che la Lazio sta migliorando assolutamente sotto il profilo della manovra e della pericolosità in area di rigore, perché finalmente credo che Sarri abbia dato più libertà agli esterni offensivi, non di farli giocare solo su una linea, diciamo su dei binari, e quindi sia Pedro che Luis che Zaccagni che Felipe Anderson sono liberi di girare, per me va bene così. Il problema è sempre difensivo, perché una squadra che ha, non so quanto siamo, la dodicesima difesa del campionato, lasciamo sono stare, ma due gol a partita vuol dire che non ci sono gli equilibri. Allora uno può dire, ma sono i giocatori o sono gli equilibri? E quindi è la tattica. Io credo che la verità sia in mezzo. E quindi il gol di questa sera è un problema sia del singolo che è stato annullato, attenzione, parlo del gol annullato, ma per me è un errore, perché se tu prendi il gol te lo annullano per una caviglia, permettimi di dire, è un errore comunque della difesa. Detto questo, bisogna migliorarli, perché sennò la Lazio non potrà mai fare il salto di qualità. Lo ricordo, siamo alla fine del primo tempo della partita, abbiamo qualche interrogativo con Andrea Agostinelli da parte del nostro studio, liberi? Nessuno? Io ho visto Fabio, a me è capitato di vedere anche Lazio-Empoli per esempio, no? E io ho visto i primi 10-15 minuti a Lazio è entrata in campo malissimo, no? Dopo ha fatto anche un'ottima gara secondo me, ho visto, a parte questa sera, non parlo più di tempo questa sera, però io ho visto che questa è una squadra di la Lazio, come ho sempre detto, Sarri non può giocare come voleva giocare a Napoli, perché se vuoi giocare con Luis Alberto, Pedro, Felipe Anderson, gente che ha tanta qualità, tanta gamba, ma dalla metà campo in su. Fabio, guarda, c'è molto, molto terra terra, io credo, che così ci capiscono meglio. Parli del Napoli, Caglion era un giocatore da tutta fascia. Bravissimo. Allan era un incontrista, Giorginio un catturatore di pallone, anche se era solo un regista. Anzi, che era più centrocampista si dava rispetto da fare. A Luis Alberto. Domanda, la Lazio lo scorso anno giocava con Inzaghi con un 3-5-2, giocava con un difensore in più e un attaccante in meno. Quest'anno la Lazio gioca con un attaccante in più e un difensore meno. Fatto sta che stasera ancora una volta Luis Alberto sta in panchina e Basic mi gioca titolare. Certo. Ma purtroppo probabilmente non basta questa situazione, perché c'è poco da fare. Oggi il calcio è il calcio dove tu vedi Perisic che è sempre stato un attaccante, ti fa tutta la fascia, e se è così è così, se no non giochi. Certo, ma se no gioca De Marco e gioca un altro, capisci? Allora bisogna capire che nel momento in cui la palla ce l'hanno gli altri non è una cosa, ma vedremo, è determinante. Il calcio è fatto di quando hai la palla e di quando non hai la palla. Se si riesce ad arrivare e c'hai della qualità davanti, per me non ci sono gli schemi. Non credo che la Lazio faccia tantissimi schemi, sì, fa i movimenti, farà gli inserimenti, ma non è tanto quello, ed è giusto quando hai per me giocatori di grandissima qualità. Detto questo, dietro non mi sta piacendo la Lazio, non mi piace, perché si prende troppi gol, ma soprattutto dai, ogni volta che la squadra avversaria viene nella tua metà campo, al di là del gol, da segnali di grande pericolosità. Ti blocco solo un attimo per fare più botte risposta, perché scusami, ma figurati, mi piace che tu risponda un po' a tutti. C'è Laura che stava intervenendo. Sì, perché io volevo entrare nel discorso che ha fatto lui, questo discorso che fai tu, se lo devono capire secondo te più i giocatori o più l'allenatore? E a questo leggo anche un'altra cosa, secondo te questa squadra lo sta seguendo Sarri? Lui ce l'ha la squadra in pugno? Ma io credo che il gruppo lo stia seguendo, perché ho visto per esempio, come ho detto prima, in fase offensiva a me sta piacendo molto la Lazio, devo dire, poi si possono mangiare i gol che vuoi, ma mi piace. Il problema è che dietro anche Sarri ha fatto una dichiarazione che sono rimasto un po' interdetto quando ha detto, ma non riesco a capire perché durante la settimana la squadra la vedo bene in fase difensiva, poi si arriva la domenica e magari così. Io lo so, ma l'unico che ti può dare delle risposte è l'allenatore. Sì, in dubbio. Ciao Franco. No, oggi la Lazio ha preso un brutto gol, perché un gol su calcio d'angolo, lasciando libero di tirare il giocatore che è sul limite dell'area senza nessuno nemmeno che andasse ad accorciare. È veramente un brutto gol, però a me sta piacendo come gioca la Lazio, non come
quando ha la palla è migliorata molto, molto migliorata anche con l'Empoli. Come mi era piaciuto moltissimo, e anche stasera, considerate che l'Inter non so da quanti mesi non pigliava più un gol, comunque gliel'ha fatto, ha fatto fare un'altra parata importante ad Handanovic, ha costruito altre occasioni. Io mi aspetto e mi manca un po', non solo questa sera ma un po' in tutto questo girone d'andata e inizio di ritorno della Lazio, un po' più di aggressività. Cioè la Lazio quando lascia la palla non cerca mai di riconquistarla, ma arretra per andare a difendersi, a differenza del Napoli, e lascia troppo. Io penso l'Inter in questo momento, secondo me, è la squadra in Italia, è in testa alla classifica, che gioca meglio con la palla. Non trova però mai squadre che questa palla cercano di toglierlo. Io mi aspettavo che stasera la Lazio lo facesse un po' di più, e invece li fa giocare e li aspetta, ecco, più pressing. Allora Gianfranco, guarda, io sono assolutamente d'accordo con te, perché oggi il calcio è aggressività, perché quando anche vai a pressare alto devi sapere andare a pressare alto, cioè c'ho l'aggressività nell'andare a chiudere spazi e tempo al giocatore avversario. A me mi è rimasta impressa una frase molto semplice di Carlo Ancelotti sul Real Madrid, quando ha detto: ma io come faccio ad andare a fare il pressing alto con Kroos e Modric che non hanno le caratteristiche per poterlo fare? Sì, gli posso insegnare qualcosa in più. A me mi viene tanto il pensiero che la Lazio andare a fare questo pressing alto quando non hai anche le caratteristiche dei singoli per poterlo fare, mette in difficoltà la difesa che gioca oltretutto alta, e quindi subito il pressing alto che non viene fuori permette alla squadra avversaria di imbucarti subito e mettere le palle con qualità nella tua metà campo e nello spazio, e va in difficoltà. Per me è un discorso non solo di difesa, ma è così. Io faccio il pressing alto, non devono uscire con la palla al piede degli avversari. Quando fa il pressing alto la Lazio, il pressing alto, lo sai Andrea, ma inizia dagli attaccanti. Faccio un esempio: se mi va ad aggredire Rino Gattuso alto, lo sa fare. Se mi va ad aggredire alto Luis Alberto, perché glielo vuole dire Sarri, lo va a fare come movimento, ma basta una finta dell'avversario 1-2 che viene tagliato fuori, cosa che magari non succede al grande però se lo fa addestramento, se lo fa uno solo, però sì, ti posso dire una cosa, la squadra, Pedro è uno che è abituato a pressare alto, esatto, l'ha sempre fatto, sempre fatto nella una cosa sola, insistete sempre voi a dire il Napoli di Sarri, io ve lo voglio ancora una volta ricordare, io lo voglio ancora ricordare, il Napoli di Sarri era il 4-3-1-2 con Insigne dietro le punte, e fu coinvolto dopo ha cambiato. Però posso dire una cosa, questo è l'unico nella carriera, questo che stiamo parlando, io me l'aspettavo dalla Roma di Mourinho, una squadra aggressiva, una squadra che andava a fare lo pressing alto un po' all'inizio, però sbaglio, all'inizio della stagione non ha mai avuto equilibrio, mai. Cioè Michele, io oramai mi sono fatto un'idea, no? Io guardo, ho visto grandissimi, come dice Gianfranco, anche grandissimi miglioramenti sotto il profilo della manovra offensiva, perché crea tanto, mi piace questo movimento dei, però ripeto, se poi vuoi che nel momento in cui la palla ce l'hanno gli altri devi essere una squadra aggressiva, cattiva nel catturare la palla, non la vedo. Sì, d'accordo. Scusami, siccome adesso facciamo ancora un po' di ping pong, prima che adesso sta riniziando quasi il secondo tempo, l'ha nominato prima lei, eccole le dichiarazioni, andiamo alla Roma, ecco le dichiarazioni di Mourinho. Più o meno 70 minuti di una partita fantastica. Qualità, organizzazione, controllo, una Juve che sembrava adatta al nostro controllo, e dopo abbiamo fatto un errore inaccettabile nel 3-2, inaccettabile, perché era troppo facile controllare Cuadrado nel modo tattico come noi abbiamo deciso di giocare. Felix lo ha fatto, e quando Felix esce un minuto dopo abbiamo fatto un errore individuale inaccettabile. Però, come io dico sempre, un errore non significa 2, 3, 4, 5, 10, significa 1. E abbiamo fatto 1, e dopo 1 abbiamo fatto 2, 3, 4. E questo è collasso mentale, che fa sicuramente dimenticare, non la partita fantastica, però fa dimenticare il totale controllo che la Roma ha avuto sul il gioco, totalmente controllo.
un errore individuale, il collasso psicologico, punto. È nostra fragilità, è una squadra con tante personalità che soffrono con questo livello di depressione, di responsabilità, siamo noi. Sono veramente triste parlando per voi, romanisti, posso solo dire che io non mi fermo di lavorare come abbiamo fatto prima di questa partita per presentare una squadra che mi sembrava fare una partita fantastica e vincere la partita. Dopo, a livello psicologico, abbiamo bisogno di tempo, però è dura perché qualche personalità è difficile da cambiare, però a poco e poco. E ci sta tanto da poter discutere. Approfitto ora adesso, perché poi dopo si apre il dibattito, non riesco a interromperli. Il ricordo del mio laboratorio, a cui tengo tantissimo, del mio corso di comunicazione e giornalismo, che è denominato da tanti anni Piccolo Gruppo, da più di 30 anni. E allora chiunque sia interessato può dare un'occhiata al sito a nome mio, a nome di Michele Plastino, www.pl.it, oppure, la cosa più importante, per avere un colloquio personale con me, ci tengo molto. Allora, basta mandare il vostro nome e il telefono a Michele Plastino, @virgilio.it, in modo tale che col vostro nome e il vostro telefono vi ricontatto direttamente io per parlarvi personalmente, oppure anche la stessa cosa, nome e telefono, con un WhatsApp al 335 81 20 478, anche stanotte, come dico sempre. Quindi vi aspetto, e abbiamo sentito molto di Mourinho. Prego Gianfranco. Una premessa, perché io sono un po' vecchio, per cui sono andato a controllare su due tabellini, ma abbiamo sentito un'intervista di un uomo confuso, Mourinho, perché ha dato la colpa di un gol a un giocatore che non era ancora entrato, nel senso che il cambio di Felix è arrivato dopo il 3-2, dopo il 3-2, e lui ha dato la colpa a Shomurodov di non aver seguito sull'azione Morata-Locatelli del gol. E invece sono andato a vedere il tabellino, di due tabellini, perché magari uno era sbagliato, più la mia memoria, è confuso Mourinho. Però questo è ancora peggio, secondo me, per Shomurodov. Vuol dire che ce l'avevo con lui da prima. Quindi posso chiedere una cortesia, appena è possibile, alla regia, no? Sì. Se ci fa risentire quel momento, perché io ritengo proprio che lui si sia sbagliato a parlare, perché dice una cosa poi ci ritorna sopra, però credo che abbia proprio siccome l'avevo già letto su e ho visto che i tifosi non lo vogliono difendere. Shomurodov è una vergogna. Sarà una vergogna, comunque, però non lo voglio difendere, ma credo che veramente si sia spiegato male. Buona partita, una cosa, partita fantastica è un'altra, buona partita da parte della Roma, sì. Fantastica mi è sembrata un po' esagerazione, però. Ma lui secondo me esagera sempre, cioè nell'uno e nell'altro caso, no? Cioè sia quando dice tutto fantastico, sia quando dice crollano. Però va letto in quello che lui vuole dire, cioè lui vuole dare un messaggio, lui è sempre un po' così, ormai lo conosciamo, no? Sempre questa cosa di voler dare un messaggio. Il messaggio che ha dato questa sera, secondo me, è chiaro, ha detto non è soltanto una questione di qualità tecnica, è una questione di personalità, di carattere. E onestamente anche lo scorso anno noi parlavamo di carattere, di personalità, poi dicevamo che era tutta colpa di Fonseca, che non ce l'aveva, che era troppo elegante, non si arrabbiava. Adesso a livello tecnico, che si arrabbia, che si sbraccia, che parla con gli arbitri, ma comunque alla fine forse dobbiamo cominciare a pensare che effettivamente qualcosa manca a questa squadra. Bisogna capire se manca perché il livello tecnico è quello che è, e quindi c'è poco da fare quando è così, no? Cioè Fabio, di anche volevo, no. Volevo, cioè, intervenire, se una, oppure volevo se invece dire una cosa, quando date. Sento le parole di Mourinho che dice dopo gara è veramente questione di personalità, non so se la potremmo, chi la potrà avere, perché non è facile da allenare. Ragazzi, è una delle più grosse accuse alla squadra, pazzesca, eh? Perché vuole dire in termini ipotetici che io ho dei giocatori medi e non c'ho nessuno che ha una personalità per tenere le pressioni. Lui parla anche di pressioni, quindi immagina un po', sai, è un'accusa, almeno non ha fatto nomi. A me dispiace però, perché poi lui alla fine, per carità, è vero, questa sera Roma ha fatto una buona gara, però non si è mai messo in discussione, mai, per carità, i giocatori sbagliano, però la classifica è questa, eh. La classifica
penso sia una delle più brutte degli ultimi anni da parte della Roma. Cioè... Scusami Fabio, vediamo se riusciamo. Tanto saluto Dedè, che stasera non c'è Dedè, che mi ha mandato un messaggio da tifoso dell'Inter, quindi un bacione se ci sta vedendo, ancora forse sta vedendo noi, adesso andrà subito a vedere l'Inter e ci tradisce. E allora me lo fai risentire quel pezzettino di Mourinho, vediamo se lo riesco a difendere ancora, ma difficile. Okay. Era troppo facile controllare Cuadrado nel modo tattico come noi abbiamo deciso di giocare. Felix lo ha fatto, e quando Felix esce un minuto dopo abbiamo fatto un errore individuale inaccettabile. Però, come io dico sempre, un errore non significa 2, 3, 4, 5, 10, significa 1. E abbiamo fatto 1, e dopo 1 abbiamo fatto 2, 3, 4. E questo sì, è... no, non c'è difesa, dice un minuto dopo. Forse lui si riferisce al gol del 3-3. Però dice dopo ne abbiamo fatti altri due, perché di errori, che quello è stato il primo. La fa Morata la giocata. Sì, forse si riferisce a quello, non lo so. L'obiettivo è chiaro. Forse è l'obiettivo è chiaro, che era Ciumuro, dove su questo non ci ora. Però sul gol del 3-3 l'azione è sulla sinistra, per cui non c'entra niente né Ciumuro né Cuadrado. No, perché Ciumuro è entrato al posto di lui. Quindi sì, è la sinistra. No, è la ma sinistra. È sulla sinistra della Juventus che viene il gol di De Sciglio, no? Sì, è il 4-3. Quello è il 4-3. Ah, sì. Allora, ragazzi, abbiamo capito una cosa. Che, tra l'altro, all'inizio l'avevo anche detto. Non solo Mourinho, siamo tutti confusi. Sì, però no. Poi ci sono i numeri, insomma, sì, che certo. Parlano. E la Roma c'ha 8 certo. Punti in meno dell'anno scorso. Insomma, e questa, punti e questa sono è la realtà. Però forse anche lui qualche accorgimento differente oggi poteva farlo sul 3-1. Quando è uscito magari Felix, passi a te dietro. No, ma Felix è uscito sul 3-2. Questo è il problema. Cioè, Felix è uscito 3-2, sul 3-2, quando la squadra è in confusione, qualche accorgimento magari diverso poteva farlo, magari metti un attimo la linea difensiva a 3 dietro con Bulla. Però questo non è tipico di Mourinho. Voi sapete che noi siamo in questa splendida compagnia Teleuniverso NSL. Per NSL invece il ricordo va sempre sulla sua splendida app. Scarica l'app ufficiale di NSL. Con un solo click potrai vedere i nostri programmi TV oppure ascoltarli via radio direttamente dal tuo smartphone o dal tablet. Potrai seguire il palinsesto di NSL in qualsiasi momento, conoscere i nostri speaker e interagire con loro via social. Ti sei perso una diretta? Nessun problema! Attraverso la sezione podcast potrai riascoltare quando e dove vuoi le puntate dei principali programmi. L'app di NSL Radio TV è facile, gratuita e sensazionale. Cercala sullo store di iOS e Android e portaci sempre con te. Allora, torniamo in diretta. Ecco, prima di riandare invece alla nostra pubblicità, volevo sapere che sta succedendo in questo inizio di secondo tempo a San Siro, caro il mio Andrea. Ma l'Inter sta pressando molto, ma non è particolarmente pericolosa. La Lazio era partita bene anche in questo secondo tempo, subito con una buona parata, un buon intervento di Handanovic, ma partita molto equilibrata. La Lazio è in partita, deve stare attenta a non fare degli errori di disimpegno da dietro, che anche prima gli stava costando caro, quindi molto equilibrio, è difficile dire quello che potrà succedere. Allora, adesso poi subito dopo la pubblicità vi faccio scatenare con un argomento libero, ping pong Roma, Roma e Lazio, i tempi li dettate voi, io quasi esco, quindi siete tutti molto più sereni e più tranquilli. Ricordo sempre il numero per i vostri messaggi, per i WhatsApp, fra poco li vedremo scorrere, 3939 300 400, lo ripeto, 3939 300 400. Il mio saluto, come avevo già detto all'inizio, va al nostro antico, e questo vuol dire che funziona ancora benissimo, sponsor diretto, no, da sempre dal patron, che è Maurizio Celon, che vuol dire autostema, che vuol dire Opel.
Buonanotte. Bene, allora, avevo detto che magari stasera cerchiamo di distrarci da questo momento, però è anche un nostro così dovere, no? Cercare di capire meglio le cose. Tra l'altro, ecco che già passano i vostri messaggi, poi magari dopo ne leggeremo anche qualcuno, però intanto, come vedete, li ringrazio tutti, stanno scrivendo i nostri amici. Volevo ritagliare un attimo per sentire un po' il vostro pensiero. Gianfranco, se tu fossi l'autorità centrale, cosa decideresti, se sei l'unico a decidere per questo campionato di calcio? Covid e campionato. No, io penso che bisogna andare avanti, che bisogna naturalmente rispettare le regole, non si possono avere gli stadi gremiti, bisogna saper valutare di volta in volta qual è il limite di capienza consentito, come si sta facendo un po' in tutta Europa, però una volta che è stabilito lo si faccia davvero, non nel modo ridicolo con cui è stato fatto quest'anno. Cioè, noi quest'anno limitavamo la capienza prima al 50 e poi al 75%, ma cosa facevano le società? Chiudevano dei settori dello stadio e poi tutta la gente si andava ad appiccicare nei settori aperti per risparmiare su le aperture ai cancelli, sugli steward, eccetera eccetera. C'era l'obbligo di mascherina, nessuno faceva rispettare l'obbligo di mascherina, per cui qua non è il problema di quanta gente, ma è come la metti dentro lo stadio, insomma. E questa è una cosa che è una responsabilità delle società e non può essere altrimenti, devono essere loro a garantire, che se no è chiaro che le porte chiuse diventano obbligate. Per esempio 5.000 persone, no? Come stato 5.000 detto. Persone così non ha molto senso, nel senso, ma poi che i biglietti, poi ogni chi stadio... li prende, gli abbonamenti, come funziona? No, ma soprattutto ci sono gli stadi che hanno una capienza di 70.000 posti e quelli che ne hanno di 10.000. Se tu allo stadio di 10.000 che limiti a 5.000 persone, non hai fatto nessun danno. Tra l'altro, in tutto questo noi non ci stiamo accorgendo di un dato che è drammatico e che è unico in Europa, cioè il crollo degli spettatori agli stadi, sia quando gli stadi erano al 50% che quando erano al 75%, dei posti disponibili rimanevano vuoti. Io ho fatto un calcolo spannometrico, diciamo attorno al 40% dei posti disponibili erano vuoti. Oggi abbiamo una media di spettatori, prima di questa ulteriore riduzione a 5.000, di 16.000 spettatori per partita, che è esattamente la stessa media della Championship inglese, cioè del campionato di Serie B inglese. Ci hanno superato anche i francesi, che pure non è che hanno meno problemi di Covid di noi, che hanno una media di 21.000 persone. Io non parlo dell'Inghilterra, dove non ci sono regole, dove sono 40.000, eccetera. Però abbiamo questo, abbiamo un campionato che è meno seguito anche da un punto di vista televisivo, perché i geni dei presidenti hanno deciso di dare l'esclusiva a un servizio che purtroppo non si sta rivelando all'altezza delle necessità, per cui la gente si allontana dal calcio. E qua il problema non è se stare a litigare se 5.000, 10, 15, 50, 75%, ma come convincere la gente ad andare in sicurezza dentro gli stadi. Qualcuno di voi vuole aggiungere qualcosa? Volevo aggiungere una cosa, sì. Ma di questi 5.000 a me mi viene un po' da ridere, perché ma il Venezia possono entrare 5.000 persone, no? Ma Venezia fa 4.000-4.500 persone. Era quello che diceva prima. Infatti, cioè, anche nel senso. Ma il guaio è che di fatto 3-4.000 persone sono anche quelli che vanno a vedere mediamente Torino quest'anno. Ah, ecco, che pure c'è uno stadio grande. Oppure per cui, su questo è anche vero che, siccome le regole sono sempre incerte, e ormai sono più incerte dell'incerto, cioè ormai è una cosa incredibile, cioè cambiano di continuo, non sembra ci sia più una linea precisa da seguire per cui tu sai quello che ti aspetti. Tante persone, secondo me, non hanno fatto abbonamenti o cose, perché tanti nella testa sapevano, pensavano a quante le vedo, poi dopo, ecco, adesso che non ci possiamo più andare, chi ci va? Mi spostano dall'altra parte all'inizio, bene, poi invece no, neanche ti spostano più perché non ci puoi più entrare, sono di meno, allora chi lo do, chi faccio entrare, restituisco i soldi, cosa faccio? Tutto questo crea confusione su un campionato che oggettivamente da qualche anno non è più campionato più bello del mondo, come ci siamo tante volte raccontato. È chiaro che fa il calo del pubblico, perché sì, come ci fai? Però
insomma, oggi in Germania gli stadi sono chiusi, quando erano aperti erano pieni, oggi sono chiusi e sono vuoti perché sono chiusi, e quindi la gente sa che ci sono dei disagi, delle difficoltà, che le regole cambiano di settimana in settimana, perché dipendono dal numero di contagi, però le scene ridicole dell'arbitro che aspetta la squadra che già si sa che non c'è, che non c'è. O le polemiche tra i presidenti, tra chi dice io voglio continuare, le io no, queste sono cose che si parlavano in Italia, si parlava di in Inghilterra, in Francia rinviano le partite, le rinvia la Lega quando c'è la necessità di rinviarle, e non c'è nessuna discussione su questo perché tutti riconoscono l'autorità di chi deve fare queste scelte. No, ma poi mi sa che lo stava accennando anche Fabio. Tanta confusione. La confusione nasce dal fatto, ricordiamoci Juventus-Napoli, c'erano tre giocatori in quarantena che non dovevano neanche partire, non dovevano andare lì, poi hanno giocato. Zielinski lì è una situazione molto particolare perché loro sono partiti, loro erano stati liberati da una delle ASL campane napoletane, sono stati messi in quarantena dalla seconda, ma quando loro erano già in volo per Torino. Dopodiché sia il vecchio protocollo calcistico che prevedeva la quarantena soft per i calciatori, e cioè la possibilità per i non positivi, contatti diretti di positivi, di allenarsi e di giocare purché la squadra fosse in bolla, questo era concesso già prima. Adesso in più ci sono le nuove norme sulla quarantena che sono simili anche per noi cittadini normali, non solo per i calciatori, se siamo contatti diretti ma negativi, per cui il Napoli ha pensato che con tutte e due queste procedure, sia quella calcistica che quella attuale, anche se voler essere Pignoli, quella attuale scatterebbe da domani, 10 gennaio e non dal 6 quando si è giocato, però insomma non l'ho trovata una cosa gravissima. No, io non parlavo di gravità, parlavo di confusione, che non ci ho capito niente, ecco, solo questo, per carità. Dicevi Fabio? No, è quello appunto che hai detto tu, Michele, è tanta confusione, perché poi vai a vedere Juventus e Napoli, non si sapeva a due ore prima della partita se si giocava, non si giocava, quanti calciatori, tre giocatori erano bloccati da laser, quindi io credo che veramente bisogna un attimino capire, io non ci sto capendo più nulla. Sì, siamo in due. Niente, proprio forse zero, 200, non so più come funziona. Sì, è tutto molto... Dicevi Laura, scusa? No, è così. Scusami, chiedo poi per cortesia in regia, in redazione, se è poi possibile avere stampato al più presto possibile qualcuno dei messaggi. Poi magari Laura mi rappresenti tu la gente stasera? Come no, volentieri. Sì, casuai, volentieri, lo faccio assolutamente volentieri. No, dicevo proprio questo, Michele, che è veramente molto confusa la situazione. Le norme ci sono, cambiano dopo una settimana, non sono precise. Si aspetta una settimana per prendere, per esempio, una decisione che era nell'aria, no? Questa degli stadi, per esempio. Comunque si sapeva che bisognava metterci le mani, però si è arrivato a farlo quando forse stava già diventando troppo tardi. Invece bisognava ripartire con già una norma certa, al limite anche più restrittiva, ma che poi tu non vai più a ritoccare, perché cercare di, come dire, tenere sempre e poi alla fine invece che aiutare crea più confusione. Cioè se io dico subito si entra in 5, è meglio che se io dico si entra in 10, tra una settimana in 7 e tra 2 in 5, tanto lo sapevo che tra 2 saremmo entrati in 5. Cioè è meglio dirlo subito. Diamo i numeri. Sì, perché sennò veramente la gente si confonde, è normale. Cioè, come le regole sulla quarantena, no? Cioè, chi ha capito cosa deve fare quando sta vicino? Poi qual è il contatto stretto? 5 minuti, 10 minuti con la mascherina, con l'FP2, se stai a un metro, se stai a un metro e mezzo, se c'è l'aria condizionata. Non lo so. Con questo tuo non lo so, torno all'inizio della trasmissione quando ho espresso questo momento un po' di malinconia. Adesso non facciamo in modo di levarla e ritorniamo a parlare di calcio per distrarci un po'. Allora chiedo subito ad Andrea che sta succedendo nel frattempo. Allora, in Inter la Lazio ha avuto un'occasione pazzesca con Sergej Milinkovic, si è mangiato un gol di quelli che non si possono mangiare. Dopodiché l'Inter ha avuto una mischia. In questo momento ha fatto gol Skriniar in una mischia, non mi hai fatto vedere meglio. Sì, perché stavi parlando con me. Sì. E devo dire che prima o poi c'è stata una mischia dove ha fatto due parate stracoscia. Però perdonami Andrea, ma
sono solo io o ormai continua questa sensazione che io definisco in maniera sempre molto volgarotta, coito interrotto, cioè quando c'è un gol, quanto aspettate voi nella vostra testa? Sempre, tutti, anche quello più facile, anche quello che dici, qui non è successo niente, però aspettiamo un attimo, aspettiamo un attimo, perché è vero, ce l'abbiamo tutto questa, vero, vero, ormai è diventata proprio una cosa psicologica, neanche si esulta o ci si è una paranoia addirittura, si guarda l'arbitro, si guarda tutti intorno, quando il gol lo fanno gli altri vediamo se c'è, capito, perché io controllo subito se vanno a protestare, perché se vanno a protestare probabilmente poi lui chiede, cioè è diventata una partita nella partita. Quindi chi è che nel frattempo, mentre parlavi tu, ha visto il gol? Calcio piazzato. Però Skriniar è saltato troppo da solo, anche lì. Lì non c'è il problema, non c'è tattico. Però non è calcio piazzato mosso il pallone. Una marcatura persa a 5 metri dalla porta, sì. Skriniar solo, permettimi di dire. Lì non c'è tattica. Non c'è tattica, no, tiene, non c'è, no. Hai perfettamente ragione. Quindi la situazione adesso è di 2-1. Quindi tu che stavi dicendo però prima di questo? No, stavo dicendo che la Lazio stava tenendo bene il campo. Ripeto, l'azione più pericolosa ce l'aveva avuta sul cross da destra, non mi ricordo, mi pare di. Che era Isai, ma un bellissimo cross e Milinko, cross di Felipe Anderson. Allora, solo davanti alla porta ha lisciato la palla di destro Milinko Isai a 3 metri da Andanovic, quindi è clamoroso. Sì. Torniamo un attimo, no, perché io quando vedo Gianfranco che fa quella faccia, no, sembra che sta per dire qualcosa. No, è vero che ha avuto questa grande occasione la Lazio, però mi pare che complessivamente rispetto al primo tempo l'Inter stia premendo di più e la Lazio ha aumentato il ritmo, l'Inter ha meno capacità di rispondere. Sì. Allora, ping pong, torniamo alla Roma. Laura, cos'è che secondo te non abbiamo ancora detto dopo questa partita e dopo questo momento della Roma, questa doppia sconfitta con tanti gol presi e tanti gol fatti? Allora, che io non so se dipende dal fatto che ci sono spesso tante assenze, che queste assenze non sono mai le stesse, che a volte si gioca a 3, che a volte si gioca a 4, quindi lo stesso Mourinho è stato costretto a cambiare un po' il modulo, ma che non si vede non vedi mai la stessa squadra, cioè non c'è un'impronta neanche minima di una squadra, cioè nel senso che tu ti puoi aspettare una partita bella per 70 minuti, non fantastica come ha detto Mourinho, però una bella partita in cui comunque la squadra tiene, in cui comunque la squadra domina, e poi invece la partita successiva o quella precedente, per esempio quella del Milan, dove invece tu vedi tutta un'altra squadra, tutta un'altra gestione proprio della cosa. Tutto questo altalenare secondo me ancora dice che il cammino è lungo, cioè che Mourinho non ce l'ha veramente in mano questa squadra. Io ho visto delle cose belle, avevo visto anche sul piano della personalità su cui Mourinho aveva lavorato, penso a Pellegrini, vi ricordate quando ha detto se ce ne avessi tre di fare giocare tutti e tre, e lì c'è stato uno scatto di Pellegrini, poi non so se forse l'infortunio un po' l'ha penalizzato o qualcosa del genere. Ho visto la stessa cosa con Zaniolo, adesso però oggi Zaniolo non c'era, poi Zaniolo di nuovo infortunato eccetera. Però ecco, io vedo tante cose in corsa ma non vedo una direzione precisa, cioè se io dovessi dire che direzione ha preso la Roma e che direzione ha preso Mourinho, forse non te lo saprei dire. Però secondo me non è un caso che la Roma oggi senza Zaniolo ha fatto una delle più belle partite della stagione. Perché secondo me è una storia più veloce, perché Zaniolo tende a portare palla, tende a perdere un tempo di gioco anche per il compagno che fa il movimento. Però su questo abbiamo visto Mourinho lavorare, no? Lui l'ha sempre detto, cioè, Zaniolo è bravissimo, ora deve imparare a giocare a pallone, no? Nel senso di giocare a fare squadra, appunto, cioè, così. Quindi questo sicuramente è vero, però è una cosa su cui sta lavorando. Allora, su quello vediamo che sta lavorando. Su Pellegrini abbiamo visto che sta lavorando un po'. Forse ha lavorato anche su qualcun altro, però il complesso, l'idea complessiva, tu, cioè magari, ecco, dimmelo tu la vedi? No, la sinceramente sinceramente non riesco a inquadrarla ancora la Roma di Mourinho. Io vedo una squadra che va in campo, fa delle partite come Bergamo, ecco, io credo che Bergamo sia stata la Roma che mi sarei aspettato ad inizio dell'anno, quando se mi parlavi di Mourinho io mi sarei aspettato la Roma di Bergamo, una squadra che va in campo cattiva, decisa, che affronta le squadre avversarie, le squadre a viso aperto, a petto in fuori, e non indietreggia mai. Lì l'ho vista, per questo io dopo Atalanta-Roma pensavo, ecco, la Roma ha intrapreso la strada giusta, perché come l'ha vinta Bergamo. Dopodiché
passano 2 giorni/3 Roma-Sampdoria e ci sono non un passo indietro, 10 passi indietro. E allora evidentemente... Ecco, però scusami Laura, una cosa sola volevo coinvolgere per un attimo Gianfranco e Andrea su questo. Ma Mourinho è sempre stato un allenatore che a detta di tutti, soprattutto i suoi ex giocatori, ha lavorato sempre molto anche sulla testa dei giocatori. Come mai la mancanza più clamorosa è proprio questo? Cioè questo cambio di umore, questo cambio di situazioni nella Roma molto dovute proprio alla testa e alla mentalità della squadra. Gianfranco e Andrea. Sì, è questo che è abbastanza inspiegabile, io non me lo spiego, insomma, perché hai ragione, è vero, è sempre stato questo. Ma poi un'altra cosa che quest'anno stiamo vedendo di Mourinho, che non ha precedenti nei suoi 20 anni di carriera, e cioè questo scaricare colpe su singoli giocatori, quello che fece dopo la sconfitta in Conference League, di mettere fuori rosa addirittura i giocatori che avevano giocato male per 1-2 partite, esporli diciamo al pubblico ludibrio, ecco, questa è una cosa che lui non ha mai fatto, e questa è una cosa che è abbastanza inspiegabile. Qualche altro fatto che Michele, poi non ci guarda, sta. Dimmi, io invece una ragione la do, che non è assolutamente, può essere una verità assoluta, ma anche perché avendo fatto e facendo magari questo mestiere forse un pochettino riesco a capire un po' la psicologia, quando le cose vanno bene e quando vanno male. Faccio un esempio: ci sono tanti allenatori che finché le cose sono andate bene e non hanno avuto disavventure come esoneri, le cose hanno dato sempre il meglio di sé. Il problema per me degli allenatori, cioè Mourinho è stato uno dei più grandi allenatori, però non si è mai visto quando ha avuto 1, 2 o 3 anni di difficoltà, come può succedere a tutti quanti, la reazione. E può essere stata una reazione negativa, nel senso che anche nei comportamenti, perché oramai Mourinho è qualche anno che le cose non gli vanno male, non è che è diventato un allenatore scarso, ma non gli vanno bene le cose. E nella testa di qualcuno, io non voglio fare nome, ma conosco anche degli allenatori italiani che hanno sempre fatto bene dopo la prima disavventura, gliene sono venute dietro l'altra. Che cosa vuol dire questo qua? Potrebbe essere proprio questo, che è talmente pesante, talmente forte, quando non te l'aspetti, che ti pensi di essere un immortale, ti sembra impossibile. Che ti sembra impossibile che possa succedere. Questa è una mia idea. Sì, è possibile, però ad esempio lui nel periodo del Manchester United, che non è stato brillantissimo ma nemmeno del tutto negativo, ha vinto una Coppa Europea, insomma, in una squadra che dopo Ferguson aveva sempre fatto male, lui qualcosina aveva fatto, però non è stato un buon periodo. E ad esempio si diceva che avesse un cattivo rapporto con Pogba, no? Tra i giocatori più importanti, però lui non ha mai detto una parola su Pogba, magari le faceva uscire sulla stabile, però non l'ha mai detto, l'ha sempre difeso pubblicamente. Aumentato, il debito gli è aumentato e aumentano anche le riesce a rendersene conto probabilmente. Ti chiedo scusa. Prego. Allora, alcuni messaggi li vediamo in sovraimpressione. Questa sera non c'è una nostra colonna, che è Gianluca Guarnieri, no? Che in genere rappresenta tutta la redazione, una volta ogni 7-8 anni può mancare, mi pare giusto, però sicuramente essere rappresentati da Laura vuol dire che la gente diventa più bella. Scusa Gianluca. Chissà se Gianluca sarà contento. Allora, è abbastanza lampante. Ok, leggo quello che mi hai dato. Allora, lascio alla fine, che coinvolge tutti. Roma e Lazio lo lascio alla fine. Dico questo. Vabbè, buonasera Michele a tutto lo studio. Giuseppe Vignola ci scrive: vedendo la stagione della Roma, se finisse 8ª ma vincesse la Conference, è carina questa domanda, sarebbe ritenuta comunque buona questa stagione? Da chi partiamo? A giro soltanto la risposta secca. Vai. E sei tu che stai conducendo. Allora faccio io. Vai. Parto da Andrea. No, secco proprio. Andrea, me l'aspettavo. Secondo me no. Niente. Ci abbiamo un sì o rimaniamo sul no? No, un ni, nel senso che un trofeo è importante, un trofeo internazionale è anche importante. La Conference League, tra l'altro, è una coppa nuova, per cui essere la prima squadra che si iscrive al Albo d'Oro sarebbe sicuramente un risultato positivo. Che rimane nella storia. L'idea di arrivare ottavi, di non fare, di essere fuori dall'Europa la prossima stagione, non è accettabile. Insomma, in questo momento non sarebbe. Non è accettabile, ma vincere aiuta a vincere. Vado avanti. Allora, buon compleanno Lazio, buonasera a tutti. Come ha giustamente sottolineato Costinelli, gli esterni sono più liberi di muoversi, quindi di fare la giocata, dietro però disastro, errori dei singoli, errori nei movimenti dell'intero reparto, una battuta, sanno tutti sta voglia di fare sti tacchi e suole, perché non vanno a fare i calzolai.
Chi l'ha scritto questo? Questo ce lo scrive Riccardo. Ah, bene. Questo era difficile dovere. Che dici? Allora, la risposta tocca a te. Ma allora, tacco solo vuol dire che giocano troppo, sì, questa palla. Troppo lezioso. Ha cominciato, dice, a giocare di Vincenzo. Oggi il calcio è troppo lezioso, perché è anche una moda e viene anche dal basso questo qui, cioè il fatto di giocare prepotentemente la palla sempre e comunque dal portiere anche in fase di pressing, per me è sbagliato. Si può, per me la palla si deve giocare quando ti danno l'opportunità, perché il rischio per me non ne vale la candela. Detto questo, io dicendo questo in questo momento lo dico proprio in modo negativo della moda che è da adesso. Non vuol dire che io voglio buttare il pallone alla punta come si faceva o faceva Renzo Olivieri, pur bene in quel periodo lì con il Bologna, ed era positivo, ma voglio dire che c'è il momento e il momento. Non è sempre così, perché non sei bravo se fai solo quello. Come si chiamava? Anderson? Era Anderson, sì, il centrale. Anderson. Anderson. Ma quanto ci manca poi l'invio da fondo campo? Sì. Dopodiché però stasera però, la Lazio ha preso due gol su calcio piazzato, non perché ha sbagliato. Però attenzione, io ho visto che già questa moda in Europa sta calando, perché in Inghilterra chi la fa? Insomma, no, tutti. Ma perché è più pericoloso? In Italia siamo è più negativo rispetto alle cose più positive. Cioè, io per esempio Guardiola non lo vedo più che lo fa in modo. Guarda, noi in Italia abbiamo esasperato, delle squadre. Esasperato, vabbè, però quella era una cosa esasperato diversa, anche nella, attenzione, è fuori gioco. Gol della Lazio. Vabbè. No, ma è fuori gioco. Il 90% è fuori gioco. Quello di prima, il conto di prima, così. No, ma questo è. Sono più le volte di uscendo palla al piede dall'area di rigore, perdi il pallone e subisci un'azione allora, pericolosa, piuttosto di esci palla al piede, sì, e vai a passeggiare. Sto sorridendo perché pensavo che se ci fosse stato già collegato D'Amico sarebbe stato terribile. Ci ho pensato anch'io. Non sai perché? Sai quando ha parlato? Chi avrebbe detto? Chi avrebbe dovuto dare una risposta a Riccardo secondo voi? Vediamo chi conosce meglio D'Amico in relazione a quello che ha detto. Cioè, in che senso chi avrebbe potuto dare una risposta? Cioè, allora, chi era la persona ideale che non c'è, che avrebbe potuto rispondere a lui? Ve lo dico già da adesso. Lui avrebbe detto i Della Valle. Scarpe. Sono i tacchi, ok. Questa era da. Ah, sei d'accordo? Un classico. Questa era da. Sì. Ah, beh. No, è sicuro. Assolutamente, okay. Lui, ma te lo do per certo. Sì, vince di prepotenza. Si avrebbe detto subito: fate rispondere, sì, Della Valle. Andiamo avanti. Vado avanti ancora. Allora, aumenta l'autostima e la personalità dei giocatori della Roma. Scaricare pubblicamente su di loro sempre le tante disfatte e intestarsi di fatto il merito delle poche prodezze realizzate? O piuttosto il medio stat virtus, per cui la classifica al momento è la sintesi tra l'effettivo valore della squadra e l'attuale capacità di incidere e innovare del proprio condottiero. Francesco ci fa questa domanda. Questa è una bella ricerca proprio psicologica, chi sceglie come primo intervento? Ah, cioè già sarà, si è, sì, scelto, Fabio, da solo. Io non so se la classifica rispecchia però il valore della rosa della Roma. Sinceramente, io credo che ci sono 3 o 4 squadre più forti a Roma, perché sono. Giocano insieme da diversi anni, sono allenati dallo stesso allenatore e quindi hanno cambiato poco. Però secondo me la Roma è da quinto, sesto posto, non più in basso, non più giù. Sì. D'accordo anche. Franco aveva detto che doveva vincere lo scudetto dalla prima giornata di campionato. Scudetto forse no. Non è vero. No, io penso che la Roma abbia un organico di tutto rispetto in questo campionato. Cioè che non io tra la Roma e il Milan non vedo grandi differenze di. Sui singoli, se non di che, valore che complessivo dell'organico. Da tempo il Milan è allenato da 1 anno e mezzo, sì, da più tempo certamente, però sta anche cambiando il modo di giocare. Attenzione, se diciamo negli 11, io parlo negli 11 della Roma con gli 11 delle altre squadre. No, ma io parlo anche dei 22, io non penso che Diawara sia peggio di Krunic, non è peggio di Krunic Diawara, eppure è scomparso. Villar è stato un giocatore che ha fatto vincere alla Spagna Under 21 dei trofei a livello europeo. Però lì il discorso è diverso, nel senso che come ho detto prima, se tu sei messo in un contesto dove va bene tutto, i giocatori dell'Atalanta per me non sono più forti quelli della Roma. Sono in un contesto dove giocano alla perfezione, se entra Pessina fa bene, se metti Cristante all'Atalanta fa bene. Va bene, va bene. Allora, sì. Ancora se possiamo, so che non possiamo selezionarle tutte ovviamente. No, esatto, quindi lascio quest'ultima, la lascio cadere così, tipo il pomo della discordia, che dice ecco, ora possiamo pensare al derby.
Aggiunge povera Roma così provinciale, quindi dal punto di vista della Roma, però, però con queste due squadre il derby, come lo vedete, da chi comincio? Da Gianfranco. Scegli sempre tu. Ma l'ha vinto la Lazio, no? Il derby d'andata. Scusami Laura, ma già da quest'estate non avevi capito chi era la mia erede nelle conduzioni? Sì sì, l'avevo capito, ma quando ci sei tu in studio faccio un pochino più fatica a prendermi questo ruolo, e poi tu devi stare attento perché, come hai visto, se poi lo prendo sono guai, quindi devi essere disposto a lasciarmelo. No, ma quando ma se lo lascio quando, e quando lo lascio a te, sai bene che so che lo lascio a chi proprio fa così, così devi fare. Come mi hai insegnato tu. No, io vedo delle difficoltà di progresso e di miglioramento sia della Roma che della Lazio, per cui quello che penso più che al derby è penso che si debbano guardare dalla Fiorentina e magari anche dal Sassuolo, perché corrono il rischio di restare veramente fuori dall'Europa. E soprattutto la Fiorentina gioca molto bene. Io è per la prima volta che mi viene da pensare che le due squadre siano quasi totalmente fuori dalla Champions oramai, perché vedo pure all'Europa League. La stessa Juventus, che ti dico la verità, non può entusiasmarti. Io penso sia la Juventus meno bella degli ultimi anni, ma in assoluto. Ah, scusami, se no mi dimentico, perdonami. Oggi ho visto una dimensione umana della Juventus, anche consapevole di un'annata negativa, perché io non ho visto abbracciarsi così al gol della rimonta finale, giocatori della Juve. Da 32 anni almeno, non so se ci avete fatto caso. Non è vero, è vero. Alla segnale di ciglio, cioè è stata una liberazione pazzesca. Hanno approfittato, se mi è consentito una battuta, sì, certo. Hanno approfittato dell'assenza di Allegri in panchina per mettersi a giocare a calcio sul 3-1. Aia, aia. Oh, ma è incredibile come la Juventus negli ultimi 7 partite aveva preso due gol, per dirti, no? Due gol con Venezia e aveva preso il gol col Napoli, no? Perché poi aveva fatto 1-0, aveva fatto una buona striscia, diciamo, di. E poi non solo, fa 4 gol in una partita fuori casa con la Roma e ne prende 3. Calcio, bello. Però Andrea la dice tutta, nel senso che se ad oggi ancora pensiamo che la Juventus deve aggrapparsi a uno come Giorgio Chiellini, che è ancora oggi per me il difensore più forte italiano. Ma non c'è dubbio, questa è la realtà. Però noi pensavamo, qualche anno fa pensavamo che Romagnoli e Rugani fossero per 15 anni dopo loro il futuro in nazionale, purtroppo si sono fermati e ancora devono giocare. Si è visto oggi, mi tocca sempre fermare voi due, perché guardate l'ora, devo dare la linea alla regia per la pubblicità e poi fra un po' arriva il nostro Della Valle, perché bene, quindi nel finale adesso, anche che poi coinciderà con coinciderà con il finale della partita della Lazio, sentiremo Vincenzo D'Amico. No, ci serve, no? Ci manca un po' di... Poi qualche volta io e lui ci messaggiamo, lo sai come, magari lui devi stare attento a messaggiare a lui, perché poi gli dà una mano, si prende un braccio, non lo sai. E poi diffonde. Eh? Diffonde, io so tante cose di te che gli hai detto a lui, Certo, è normale. Perché le inoltre, non è vero. Vabbè, lui sa che ha fatto solo con me il... Vai. Meglio che stai zitto. Si è fermato. Si è censurato. Ma non è vero. Va in pubblicità. No, stavo dicendo, come ha fatto il corso di seconda categoria? In camera un anno ce l'ho avuto, immaginate. Sì, immagino. E i suoi libri erano perfetti così, lucidati. Dopo un anno io ce l'avevo tutto imbrattato. Però, è normale che sia così. Signori, un giorno faccio una trasmissione speciale, avendo avuto l'onore di allenare, quando avevano finito la carriera, sia Andrea che Vincenzo, gli aneddoti su tutte e due. Penso che se io racconto tutto è la fine, eh? A fra poco. Gol di notte. Bene, torniamo in diretta. Nel frattempo c'è Andrea Costinelli che sta sistemando praticamente lo studio. L'ho già stavamo visto. Sistemando la difesa, perché cioè qua in attacco siamo tutti bravi. Perché stavamo parlando vediamo un sacco di errori. Di Bagnes, che è stato 10 metri lontanissimo, se non evita un gol. Purtroppo è così. Oh, a ragazzi, proposito di Ibanez e anche degli altri, il nostro Gianluca Guarnieri, che adesso poi è rientrato a casa, quindi lo stesso è presente, ci comunica. Allora, ci dà alcune notizie: Sharawi affaticamento flessore sinistro, Ibanez e Cristante squalificati, saranno quindi entrambi assenti con il Cagliari. Invece Lorenzo Pellegrini che ha fatto una dichiarazione di
del suo dispiacere per quello che riguardava il rigore, invece comunicano che è bombardato da questi maledetti social. In questi casi sono maledetti, in altri casi no, ma in questi casi sono maledetti. Allora, e sì, perché poi, non per contribuiscono al morale. Per il rigore sbagliato è bombardato? Sì, per il rigore sbagliato. Mi sembra veramente... Vabbè, ma perché l'ha tirato lui? Perché era uscito dovere tu. Però scusa, è vero, perché Roma-Torino, quando Veretù sbagliò il rigore a Torino a Juventus, dopo si era detto che li batteva Abraham. Infatti Roma-Torino, quando poi non gli è andato più il calcio di rigore, si era presentato Abraham dal dischetto. Esatto. E non l'hanno più dato, quindi non l'ha battuto. Abraham era in campo stasera. Io mi sono domandato perché. Però quelle sono cose che si decidono sì, prima. Sì, infatti. Primo rigorista, secondo rigorista. Sì, ma non ne mai secondo... tirati prima. Ma magari non se la sentiva l'altro di tirare. Se l'ha fatto un po' male, Abramo oggi in campo. E quindi può darsi che non se lo... Il primo tempo ha avuto un problema. Può darsi che non se la sentiva e a scalare, c'era lui, che comunque non è un giocatore che non può battere un calcio di rigore. Adesso non ricordo se Roma Torino Pellegrini era in campo o no, devo essere sincero. Va bene, adesso ci pensa già, vedi Gianfranco che c'ha questa protesi del cellulare, ci dice tutto. Tra i pad e il cellulare in un minuto ci dice tutto, ci dice se Pellegrini. Se volete lo cerco. Va bene, a parte questo, andiamo a collegarci con qualcuno che vediamo forse per diciamo per la prima volta, ma ancora non è ancora collegato. Stiamo per collegarci con Vincenzo. Al di là dei vari messaggi, ce n'era uno che purtroppo non lo dico subito, non pensasse perché ci sono delle critiche tipo alla Lazio eccetera che non viene trasmesso, ma perché c'erano dei riferimenti di carattere discriminatorio, quindi a livello razziale, per cui sinceramente se finché ci sono io una cosa del genere non la farò mai né vedere né sentire. Mentre invece ce ne sono altri polemici, vero? Ce n'era, mi sì, dicevano. Uno a uno, allora partiamo da questo. Purtroppo si naviga a vista decisamente troppo, confusione totale e inevitabile. Lazio-Roma? Io credo Roma. Non lasciarsi ed è inevitabile non lasciarsi prendere dallo sconforto. Meno male che c'è gol di notte, almeno ci stacca un po' da tutto questo. Complice anche, lo dico, beh, brutto che lo leggo io. La verba e il sorriso di Laura, ti ringrazio. Che amarezza, me lo sono letto da sola. Anche scritto da sola. Anche se l'ho scritto. Esatto, scritto a mano. No, invece voglio. Tanto grazie. Sì, abbiamo parlato tanto grazie, assolutamente sì. Ma abbiamo parlato abbastanza di Roma, quindi voglio invece leggervi questo: squadra vergognosa, senza anima. Tarello Tito, sono la più grande sconfitta del calcio razziale, penso soltanto a riempire le loro tasche. Ora, a prescindere da Tare. Era uscito Tito, Pellegrini con il Toro? Era in campo Pellegrini? Ma con il Toro? Con il Toro. No, dice che era uscito. Roma Torino. Quando ha dato il calcio di rigore. Sì, era mi uscito. Sembra che si era fatto male. Guarnieri, ma mi sembra che si era fatto male. Nel primo tempo, proprio quando è uscito dopo pochi minuti. No, dico, a prescindere dal giudizio di Tarello Tito, che non credo che dipenda dalla partita di questa sera, invece è una squadra senza anima. No, aspetta. Eccolo. Lo chiediamo, facciamo che lo sia la prima domanda. Direttamente a prima domanda, e intanto un abbraccio e un bacione a Vincenzo D'Amico. Ciao Vincenzo. Ciao ragazzi. Ciao Vincenzo. Ciao Vincenzo. Buonasera. Aspetta Laura, prima di dirgli la domanda, così anche il tempo che sta finendo la partita. Però Vincenzo, il primo saluto, ora li facciamo sempre all'inizio. Il primo saluto è del tuo fai da te. Prego. Allora aspetta, porca miseria. E mi ero preparato. Io pensavo che intanto si potesse parlare un po' della partita. Aspetta, un attimo. Ma non è finita nemmeno da voi? Sì, no, non è finita ancora da noi. Vai. Non è finita da un quarto d'ora, Vincenzo. Okay. Abbiamo vinto 3-2. Ci sei, Vincenzo? Ok. Vai, Vincenzo, vai. Il mio faccio da me? Ok. Vai. Brioche è un'azienda italiana leader nel settore del fai da te grazie ad una vasta offerta e ad una gamma di servizi completa. Il catalogo Brioche comprende marchi prestigiosi e prodotti esclusivi ai prezzi più convenienti, con un assortimento che spazia in diversi settori merceologici. Brioche. Bricofer, la più grande catena del fai da te 100% italiana. Bricofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Bricofer dispone anche di un servizio di ordini telefonici. Chiama il 335 40 59 90. La consegna è gratuita, senza minimi di spesa e garantita in 24 ore.
Bricofer, tra il dire e il fare. Bene, Vincenzo, perché siccome era appunto il commento adesso dopo partita, gli spazi sono abbastanza compressi, per cui per questo subito ci siamo giocati la carta dell'amico, okay. Dell'amico Pulcinelli. Allora, qual era la domanda per Vincenzo? Faccio questa, Vincenzo? Sì, ok, allora la squadra che stai vedendo ancora, qua la definiscono vergognosa e senza anima, sei d'accordo Vincenzo? Assolutamente no. Che te l'ho chiesto a fare? Scusate, ma parliamo di della Lazio. Della Lazio, no? Sì. Assolutamente no. Cioè, questa è una squadra che fino ad oggi non ha mai dimostrato di aver capito quello che vuole l'allenatore. Finita adesso. Pochissime volte. Finita, Vincenzo, ora. Finita ora. Per voi, per me no. Aspetta, me la sto guardando. Certo, un quarto d'ora c'hai ancora. Ti racconto, se c'è qualcosa di nuovo. No, è finita. Non sono d'accordo. Questa sera ha fatto una buonissima partita. E sentivo Laura forse che diceva a casa della squadra più forte del campionato. Quindi, assolutamente niente da dire. Ecco, l'unica cosa che non è andata secondo me è Immobile troppo solo lì davanti. E la Lazio ha giocato troppo poco nell'area del Milan. Questa allora, è l'unica. Botta e risposta con Andrea. Andrea, domanda a Vincenzo. Vincenzo, intanto volevo sapere Davide come sta. Al di là... Aspetta, apro la parentesi. No. Stanno parlando di una chat dove che ogni tanto leggo. Sì. No, perché io non ne posso più. Vabbè, Vincenzo. Quindi ogni tanto leggo le diatribe di Vincenzo. Vincenzo, oggi anch'io ho visto una buona Lazio. Hai visto dei grandi errori difensivi te oggi? No. Per me hanno giocato bene i due centrali oggi, difensivi. Allora, oggi ha funzionato tutto quello che non aveva funzionato bene fino a questa sera. Cioè, lì davanti è mancato qualcosa, mentre discretamente tranquilli, insomma, senza aver fatto i miracoli, scusate, ma io ce l'ho ancora la partita. Però Vincenzo, te lo diciamo, te lo anticipiamo. È finita. Diciamo che finisce, Vincenzo. Cioè, comunque il risultato non può cambiare, Vincenzo. No, 2-2. Vincenzo, però Felipe qualcosa in più me lo deve dare. Felipe Anderson? Ho capito. Sono d'accordissimo. Ho paura, guarda, sto perdendo oramai la fiducia che per me è incrollabile proprio. Senti che si è finita qua? Il suo campionato è finito? No, io spero di no perché... Allora, chiedo scusa Andrea, perché è una cosa che mi era venuta in mente sfuggita, Aristide ce lo sottolinea, ma chi vince la conference fa l'Europa League però, Questo noi c'era un attimo sfuggito. Allora, grazie Aristide per la precisazione. Perché sei una cosa nuova. Cioè, io stavo per dire, però ho detto sbaglio sicuro. Grazie Aristide, sperando che non abbia sbagliato. Ah, sì, tu. Perché avevamo detto che sarebbero state fuori dall'Europa. No. Sì. Era nella valutazione se ci stavi o no, se certo. Era positiva o negativa. Aristide, grazie. Allora, proseguiamo un attimo perché avevo bloccato su questo. Stavi concludendo. No, stavo una domanda. Dicendo solo che mi sembra, Vincenzo, che siamo d'accordo di dire che abbiamo visto una buona squadra. Dai, oggi anche considerate le assenze dietro, hanno giocato anche bene anche dietro oggi. Dai, non hanno oggi, fatto. Allora, facciamo un piccolo confronto. Abbiamo fatto 20 minuti con l'Empoli. E ci hanno messo sotto. Sì. L'Inter non ci ha mai messo sotto. È vero. Chiaro, ha dimostrato di avere qualcosa in più. Non è che hanno rubato la vittoria, per l'amor del cielo, però. No. Mai in grande difficoltà, mai. Allora, senti, ma Pedro. Aspetta un attimo, facciamo un giro, poi ci ritorni. Scusate, tra l'altro, colui che ci aveva scritto con le belle parole, Valentino, lo ringrazio personalmente, perché io non avevo capito il nome. Gianfranco, con Vincenzo hai un quesito? No, io, Vincenzo, ciao. Io continuo a vedere una squadra. Oh, direttore! Ehi! Che bello rivederti! Anche per me. Continuo a vedere una squadra poco aggressiva. Cioè più bella che buona, insomma. Dici non l'ha mai messa sotto, sì, però l'Inter quando all'inizio del secondo tempo poi ha deciso di vincere la partita, l'è andata a vincere, insomma, e non ha più fatto giocare la Lazio, salvo quell'occasione di Felipe di Milinkovic, però io pensavo che la Lazio cercasse di portare via il pallone all'Inter, di non lasciarglielo, perché l'Inter col pallone tra i piedi è forte. Gianfranco, ma l'hai vista la Lazio negli ultimi tempi?
Sì, però ho visto una squadra che a volte si addormentava, ma che quando giocava, giocava. Cioè, con l'Empoli a me era piaciuto, il secondo tempo per me è stato di grande qualità. Bravo, secondo tempo, sì. Perfetto. Certo, poi se entri in campo così... Io credo così... che l'Inter sicuramente col possesso palla ha un po' messo in difficoltà la Lazio, cioè che non l'ha fatta giocare, perché più ce l'ho io, come diceva Lidl, no? Più sì, ce l'ho sì, io, almeno ce l'hanno gli altri. Quello pensavo, che un allenatore bravo come Sarri questa cosa prima la studiasse, dicesse andiamo a portargliela via sta palla, insomma, in qualche modo, facendo un po' più di aggressione, insomma, ecco. Invece no, la Lazio poi tutte le volte che la perdeva o che comunque che finiva la sua azione rientrava, non ha mai cercato di portargliela via, quindi è un atteggiamento, non è una magari non sarebbe stata capace, però non ci ha nemmeno mai provato, questo voglio dire. Ci ha provato inizialmente due o tre scatti di Pedro, di Felipe, hanno fatto finta di andare così a pressare, però hai ragione, troppo poco, insomma, bisognava farli giocare di meno questi giocatori che sono la squadra più forte del campionato, ma non, sì, non, sì. Cioè, allora, cioè, siamo prima un siamo la quindicesima prima, difesa, Vincenzo. Allora, quindicesima prima del, difesa. Un attimo, prima dell'ultimo giro di domande, allora diamo un'occhiata, però, perché è stata adesso appena compilata la classifica alla luce dei risultati, almeno quelli delle partite finora disputate. Sapete che non sono ancora tutte. Comunque c'è l'Inter in testa con 49 punti. Sapete, però, poi dovete farvi un po' di calcoli, non vi voglio far perdere tempo con le partite in meno in più. Sì, è una partita in meno. Poi c'è il Milan a 48, il Napoli 43. 41 l'Atalanta, 38 la Juve. L'Atalanta ha una partita in meno. Grazie, allora sottolineatemi voi. Atalanta e Inter delle prime hanno una partita in meno. Anche la Fiorentina 2, se la non Fiorentina sbaglio. 2. 38 la Juve, Fiorentina 32 insieme alla Roma e alla Lazio, ma con due partite in meno. Poi c'è il Sassuolo e l'Empoli a 28, il Bologna anch'essa con due partite in meno a 27, insieme al Verona, 25 Torino con due partite in meno, così come l'Udinese che ha 20 punti insieme alla Sampdoria, 19 allo Spezia, 17 Venezia con una partita in meno, Cagliari 13 con una partita in meno, 12 il Genoa, due partite in meno per la Salernitana e 11 punti. Prima adesso di riprendere il finale. Vince la Verona la Salernitana. Scusate, ma la Fiorentina ha due partite in meno stasera. Clamoroso. Sì, clamoroso, due. Due partite in meno. Sì. Allora, tra l'altro, va bene, abbiamo fatto vedere soltanto intanto la classifica, sottolineava la incredibile, tra virgolette, vittoria della Salernitana a Verona, con Verona che bene o male è una squadra che stava in grande in sì, grande aveva auge. Una dozzina di come, positivi, sì, insomma, ma, però. E infatti in questo chiaramente il campionato è falsato, poi c'è anche un nuovo entusiasmo a Salerno, evidentemente. Comunque, detto questo, approfitto, allora subito ripartiamo, avevo interrotto Andrea prima, però altrimenti poi mi riesce difficile. Il secondo ricordo del mio corso, del mio laboratorio del piccolo gruppo, lo ricordo ancora, date un'occhiata per sapere un po' di informazioni al sito a nome mio, cioè potete già leggere lì come vedete con Michele Plastino mi pare che sia quello sì, oppure la cosa più importante invece è per entrare in contatto con me basta mandare il vostro nome e il telefono a micheleplastino@virgilio.it, nome e telefono, perché vi ricontatto direttamente io, così come col 335 8120 478, nome e telefono, vi ricontatto io affinché vi possa spiegare personalmente, proprio perché adesso con il nuovo anno si riparte, sperando poi che oltre che con il remoto, che ripeto sempre è un qualcosa in più, non è un sostitutivo, prima o poi ci riusciamo a vedere come sempre, come ai bei tempi. Mi manca molto il contatto con le mie ragazze e i miei ragazzi. Allora, detto questo, avevo bloccato Andrea di nuovo. No, stavi dicendo di Pedro, sì, poi concludiamo anche volevo con dire a Vincenzo che se tu sei la quindicesima al netto delle partite che manca qualche squadra, che se dal punto di vista numerico dei gol presi non è reale, ma anche dei gol fatti che non è reale, tu sei il quarto attacco e la quindicesima difesa, quindi a me sembra che una squadra così non possa avere delle mire altissime, no? Se non si sistema questo equilibrio, se non si sistema questa parte difensiva, si fa fatica. E ripeto, oggi la Lazio, almeno nell'ultima partita l'ho vista in grande
miglioramento sotto il profilo del gioco, assolutamente, e questa sera ho visto anche un miglioramento anche in fase di non possesso palla, dove l'ho vista più equilibrata e ha dato veramente filo da torcere all'Inter, quindi moderatamente soddisfatto, però certo, i numeri sono i numeri. Ago, lo sai bene, lo scudetto lo vince quasi sempre chi prende meno gol, quasi sempre. Ma non solo, le prime sono anche quelle che prendono meno gol. E non solo, le squadre che raggiungono il loro obiettivo di salvezza, di Coppa UEFA, di Europa League, scusate, cioè una squadra che parte e raggiunge il suo obiettivo per quello che gli hanno detto, stai tranquillo che ha il portiere come uno dei migliori giocatori della stagione, ha preso meno gol e ha sicuramente degli attaccanti e una squadra che fa anche di gol, ma soprattutto non ho mai visto una squadra che raggiunge l'obiettivo con un portiere che è stato deludente durante l'annata. E la Lazio un po' anche sotto questo profilo non è che siamo ai massimi livelli, almeno quest'anno, no? Dogoglio male, almeno, cioè non abbiamo una sicurezza come magari gli altri anni era meglio, no? Mi sembra le prestazioni quest'anno così ancora non è quella che dovrebbe essere. Sì. Fabio, botta e risposta con ciao Vincenzo, buonasera. Ciao Fabio. Ciao Vincenzo. Allora, Lazio con Basic e Zaccagni più equilibrata, meno qualità, o Lazio con Luis Alberto e Luis Felipe e Felipe Anderson, scusami, più bella ma meno squadra, quale preferisci? Allora ti dico subito, sicuramente con Basic è più equilibrata, però io Luis Alberto non lo lascio in panchina, mi dispiace, faccio in modo di farlo giocare perché è l'unico con quelle caratteristiche. Se mettiamo da parte chissà chi è capace di giocare a pallone, allora vabbè. Mentre Luis Filippetto con Zaccagni va bene anche il cambio. Mi prendo anche Zaccagni, specialmente in questo periodo. Anch'io. Però, ragazzi, Luis è giocatore, non si può tenere fuori. La mia faccio paura in modo di farlo giocare. La mia paura, Vincenzo, lo sai che è? Che questi tipi di giocatori che devono essere sentirsi dei re, sentirsi sempre così in ballottaggio, per me gli fa perdere bravo, dell'autostima Ago. E bravo, per me Ago. Le prestazioni, e lui è così per me è questo, e quindi le prestazioni, lui andava che d'accordo con Inzaghino che lo faceva sentire il padrone del mondo. Perfetto. Vincenzo, cioè, io prima lui e poi gli altri dietro. Esatto, per me è così. Ho visto... assolutamente ho visto Lazio Empoli, infatti, e lui voleva sempre fare qualcosa in più, strafare per dimostrare che è bravo, che perché Sacchi non è nelle idee dell'allenatore, sì. Quindi voleva dimostrare, secondo me è un ottimo calciatore, però per il gioco che vuole fare Sarri, secondo me con Luis Alberto, infatti, Fabio, fare. Io ti dico io farei di tutto per farlo giocare perché mi piace il giocatore, ma capisco benissimo che con Basic la squadra è più equilibrata, non ci sono dubbi. Laura, l'ultima botta e risposta. Sì, no, io volevo agganciarmi a questo perché quello che ti chiedo è se secondo te Sarri la pensa così, cioè se questa è la direzione che ha preso e questa è la squadra che vedremo da qui in poi. Perché io non voglio più parlare di impronta di Sarri e di sarrismo, lo sai come la penso. Sì, quindi basta, sarrismo non esiste, eccetera. Però è questa la direzione che vuole Sarri? Secondo te lavorerà su questo? Allora, non vorrei che Sarri avesse pensato, ma con l'Empoli in casa lo posso far giocare, a Milano con l'Inter no, vado con Basic. Non vorrei che avesse fatto pensato questo, questo. cioè allora Luis Alberto da qua alla fine giocherà da metà classifica in giù, con le altre non giocherà mai. Allora ferma un attimo Vincenzo, prima di andare di nuovo ai saluti, adesso c'è il tuo saluto, tu uomo promoter anche a un altro grande amico che è la banca del Fucino e del nostro amico Maiolini. A te, sto sull'attenti. A te inattenti, allora vai. Allora, in poco meno di un secolo di storia la banca del Fucino si è affermata come una delle più importanti realtà bancarie romane, mantenendo la propria fisionomia di banca del territorio e la propria indipendenza dai grandi gruppi bancari che negli ultimi decenni hanno incorporato le altre principali banche della capitale. Ed è oggi l'unico marchio bancario storico che ha mantenuto la direzione generale su Roma, Banca del Fucino.
Può sembrare un giorno come gli altri, ma c'è qualcosa di nuovo. La nostra vita sarà diversa. Le persone che amiamo, le abitudini alle quali non sappiamo rinunciare. Sempre le stesse, ma sempre nuove. Ci sorprendiamo delle nostre emozioni, che cambiano e crescono con noi. Ma c'è qualcosa di nuovo, che la vita è meravigliosamente imprevedibile e ti abbraccia ogni momento, non importa l'età. Ogni giorno è un'esperienza da condividere e ricordare. Sapete che c'è di nuovo? La Banca Italiana, più antica di Roma, Banca del Fucino. Benvenuti nel futuro. Che meravigliosa voce, lo dico sempre, quella di Pino Insegno in questo meraviglioso spot del Fucino. Vincenzo, a parte, sai bene che appartengo anche ad una delle tue chat, dove ci sei anche tu, ma ci sono sempre polemiche su Stragoscia quando la Lazio perde. Epice. Allora oggi ha fatto una parata che secondo me quella sulla rovesciata, sulla mezza girata di Lautaro, ce l'aveva abbastanza vicino al corpo, istintivamente ha fatto una discreta parata, tant'è vero che poi lui casca dopo, si butta dopo per terra, prima perché stava in piedi e fa questa parata, e non mi è sembrata una grandissima parata. Poi c'è stata quella su punizione che la prende in mezzo davanti. Sì, con una mano sola, cioè, diciamo che non è molto tranquillo, ecco, diciamo così. Però sì, in effetti è attaccato, ma credo da purtroppo da tanta gente. Senti Vincenzo, una cosa prima di salutarti. Tu non avevi potuto, no? Prima di entrare in collegamento, vedere noi, sei all'estero e poi stai vedendo la partita, vero? Non potevi vederci, giusto? No. Allora Andrea, ci proviamo. Ma neanche vi voglio vedere. Ah, sì. Ci proviamo? Allora, senti, vuoi che gli leggo il messaggio? Soltanto il pezzetto, quello famoso. Sì. Ascolta questo messaggio, perché vediamo se io ho detto cosa avresti risposto tu. Senti. Allora, qua si parla della Lazio, Vincenzo, e si dice questo. Permettetemi una battuta, se hanno tutta questa voglia di fare sti tacchi, sti suoli ogni volta, ma perché non vanno a fare i calzolai? Allora, che poi tra l'altro lo dice spesso anche lui. Allora, io ho detto, Vincenzo avrebbe detto che a rispondere meglio ci sarebbe stato chi? Chi? Vediamo se ancora ti conosco bene. Qual è la persona che meglio poteva rispondere a questo? Ma tu? No. A calzolai, tacchi e suole. Parlava tacchi e suole. Tacchi e suole. Si parla. Allora, intanto Vincenzo cosa avrebbe detto? È vero questa cosa, ma specialmente uno. Milinkovic, tacchi e punti. Sì, però ti chiedevo, tu che avresti risposto in studio subito, questa domanda è meglio farla a chi? Un presidente. No, ma non aiutarlo. No, perché non lo so, ragazzi. Sai che cosa ho detto io? Se c'era Vincenzo avrebbe detto era più opportuno che gli rispondesse della Valle per le scarpe. Senti, prima chi è stato bellissimo sicuro. Ragazzi complimenti al listone. Ma era la tua? Di la verità. Beh, ci stava. È la tua quella. Io avrei avuto il problema quale dei della Valle, però. Vabbè, proprio lui. quello lui, quello che fa le scarpe. Proprio Diego. Diego, va bene. Ok. Vincenzo, grazie, un abbraccio come al solito. Ragazzi, a Simona e a grazie tutti. Grazie a voi, vi voglio bene. Ciao Vincenzo. Vincenzo ci dà e ci mette veramente benzina. Io intanto colgo l'occasione per adesso rido io perché ho l'elenco come al solito, che è meglio che mi fa Roberta, delle persone che ho tanto piacere di ringraziare, no? Qui dello staff degli amici di NSL. Questa sera il mio grazie va a Luca Ceria in regia video, assistito da Luca Fiordaliso.
il nostro celia, lo sapete, lui è Fellini, e Dedè che continua a scrivermi sull'Inter, su Inter Lazio, e invece il mio Monicelli, a Leonardo Sinimbaldi in regia audio e a Martina Gatto in coordinamento della redazione. Grazie Martina, che so che in molti la chiamano Gatto Martina, ma non so perché, a dire la verità, però vabbè, è un abbraccio e un ringraziamento ovviamente in assistenza generale a Roberta Gallaccio. Per la cosa, perché ridevo, perché qui con tutti i fogli che ho stavo ringraziando El Shaarawy, il Baez e Cristante, perché era la nota che mi era arrivata da parte di Gianluca Guardieri, che io ringrazio tutti coloro che ci hanno scritto, anche coloro che poi non facciamo in tempo a rispondere o a mettere tutti in sovraimpressione, e qualcuno, ripeto, abbiamo volontariamente non messo per i motivi che ho detto prima. Allora, grazie, siamo quasi estremamente puntuali, grazie a tutti voi che ci avete seguito e grazie al mio meraviglioso studio anche questa sera. Buonanotte e buon proseguimento con Teleuniverso e NSL. Gol di notte, un programma di e con Michele Plastino. Entra in campo con Team. Lega Serie A e Team hanno presentato la Serie A Team. Questo programma è stato offerto da Banca del Fucino.